Buonasera, io sono qui per fare i soliti, estendere i soliti ringraziamenti all'Archiginnasio e diciamo alla famiglia dell'Archiginnasio, alla dottoressa Manfron e ai suoi collaboratori che ci gratificano della loro fiducia e ci danno l'accesso a questa, per i nostri incontri, a questa meravigliosa sala. Vorrei di aggiungere qualcosa questa sera e mi dispiace molto che il pubblico sia così scarso, perché questo è un libro veramente straordinario. Devo dire che ne sono specialmente affascinata e innamorata. Vi spiego, noi siamo, chi ci conosce lo sa, siamo un gruppo di amici che hanno fondato un'associazione e la scelta dei libri avviene di solito o in assemblea o nel consiglio direttivo su proposta di uno dei membri dell'associazione. Questa volta il libro, tutti i libri proposti quest'anno sono stati scelti in assemblea, nel corso dell'ultima assemblea dei soci e questo libro l'ha proposto Ignazio Masulli e nessuno di noi però l'aveva visto prima. Lui ce l'ha raccontato e sulla base dei suoi racconti l'abbiamo scelto, devo dire che Ignazio ti siamo molto grati perché ci hai portato alla nostra conoscenza un libro straordinario che racconta attraverso piccoli momenti scelti con molta sapienza e con il contributo di studiosi di ogni genere di disciplina umanistica, racconta quello che noi siamo e perché siamo così. Racconta l'Italia, racconta quello che siamo e che non sappiamo neanche di essere. Io ritengo che è un libro che dovrebbe stare in tutte le case, soprattutto le case dove ci sono dei giovani. Quindi sono molto grata di questa presentazione e lascio subito la parola ad Alessandro Pagliara che ve lo racconterà questo libro certamente con più sapienza di quanto possa fare io. Grazie. Ecco, ho l'onore di essere il primo a parlare. Vi annuncio che il collega Amedeo Feniello è in arrivo e devo dirvi che mi ritrovo assolutamente nelle parole di Luisa Marchini. Questo è un libro importante e con il collega Ignazio Masulli possiamo dire che è un libro che è importante in questo momento anche della storia del nostro paese. E quindi io sono stato particolarmente felice di questo invito, e anche perché Ignazio e la signora Marchini hanno inteso dare una sorta di sottotitolo a questa nostra presentazione, che è quello che vedete nella slide alle mie spalle, cioè dire una storia di migrazioni. In questo libro non si parla solo di questo, naturalmente si parla di molto, ma noi abbiamo scelto un taglio di lettura. Partirei, si sente? Grazie. Partirei da una meravigliosa, immaginifica definizione del mestiere di storico, che tutti voi conoscerete. Lo storico, ha scritto Mark Bloch, è come l'orco della fiaba. Là dove fiuta odore di carne umana, là sa che è la sua preda. Ecco, a me pare che l'immagine di Bloch possa essere utilmente evocata a proposito del libro che presentiamo questo pomeriggio.
La storia mondiale dell'Italia, curata da Andrea Giardina, con la collaborazione di Emanuele Betta, Maria Pia Donati e Amedeo Feniello, è un'opera a molte mani. I collaboratori di questo libro sono oltre 170. Si tratta di un'opera non solo di molta dottrina, elegantemente dissimulata, vorrei dirvi, dietro uno stile piano, mai astrattamente specialistico, di naturalezza, vorrei dirvi, mozartiana, nel senso di una perizia padroneggiata al punto da celare la fatica della composizione. Ma in questo libro c'è molta carne umana, nel senso che ogni sua pagina, a dirvela con Marziale, hominem sapit, parla davvero di noi. E opere come questa, e lo dico senza tema di essere smentito, rendono orgogliosi di condividere con i curatori quello che con concretezza e umiltà Marc Bloch ebbe felicemente a definire il mestiere di storico. E guardate che questa formula era già stata evocata da Benedetto Croce in Teoria e Storia della Storiografia. La storia mondiale dell'Italia, nella sua, permettetemi di dirlo, ponderosa agilità, non è un libro neutro, ce lo dicevamo con la signora Marchini, e non è opera destinata a compiacere il suo lettore. Come è giusto per un libro di storia e di storia d'Italia in questa fase della nostra vicenda nazionale e mondiale, tale libro a me sembra opera che, in virtù del pensiero che la informa, si configura anche come azione. In altri termini, la storia mondiale dell'Italia rappresenta, a mio avviso, un esempio che non esito a definire luminoso del valore civico che può assumere oggi il mestiere di storico. È il suo pregio, ma è stata anche la causa di molte critiche che sono state rivolte a questo libro. Sin dalla prima volta che l'ho sfogliato mi ha colpito l'approdo cronologico e geografico del lungo viaggio compiuto attraverso le vicende della nostra storia nazionale, considerate appunto dalla prospettiva mondiale. Questo simbolico approdo non è affatto scontato e immagino che sia costato molto ai curatori. La storia mondiale dell'Italia si chiude infatti con il 2015, l'anno del naufragio in cui perirono a Lampedusa 672 persone, il primo di una lunga serie, forse il primo di cui sappiamo di una lunga serie, certamente purtroppo non il più vasto, non il più drammatico. E la storia mondiale culmina con il saggio su Lampedusa a firma di Ignazio Masulli, di cui non solo sottoscrivo ogni virgola, ma vi confesso vorrei aver scritto io stesso. La storia mondiale non solo si chiude con la memoria del terribile naufragio del 2015 a Lampedusa, ma è già con Lampedusa che il libro si apre nella densa introduzione di Andrea Giardina. Lampedusa come contraltare delle Alpi, il limite settentrionale della nazione e quello più vicino all'Africa, scrive Giardina. Lampedusa come il luogo nel cui splendido nome è probabile che i marinai greci, senza troppi tormenti etimologici, cogliessero il fascino della lampeggiante, l'isola che li abbagliava con le scintille delle pareti di calcare alte sul blu profondo. Ecco, ancora dall'introduzione di Giardina, mi piace di citare una pagina da cui traspare evidente, vorrei dire, l'afflato civico che pervade l'opera. La vedete alle mie spalle questa pagina. Scrive Giardina: un caso esemplare di accelerazione della storia ha fatto di Lampedusa nei nostri giorni il luogo della nazione Italia che più parla al mondo, anche se un vero dialogo non esiste. I barconi recuperati, approdati, scomparsi, i salvati senza documenti e gli annegati senza nome, i bambini senza famiglia e le famiglie senza bambini, le imprese dei soccorritori e la generosità degli abitanti, tante storie individuali e collettive,
compongono come una nuova odissea per un pubblico universale, un'enorme tragedia per una dimensione mondiale dell'Italia. Tante non meno luttuose migrazioni sono in atto nel pianeta, scrive Giardina, e molte sono le coste italiane sulle quali si sbarca, ma Lampedusa è lo scenario perfetto, il laboratorio delle vie di fuga e dell'aporia globale. Ora, per noi è abbastanza scontato considerare Lampedusa come una delle isole che fanno corona alla Sicilia. Isola, la Sicilia, come ha scritto suggestivamente Matteo Collura, contro la quale i marosi della storia si infrangono, fiaccandosi e ridimensionandosi, cullandola in un sonno della ragione che non fa che generare mostri, così Collura qualche anno fa. Per i geografi antichi, in specie per Tolomeo, Lampedusa non è isola di Sicilia, bensì nettamente dell'Africa. Ecco il collega Ignazio Masulli, benvenuto. Scusate, Amedeo Feniello, scusate molto. Eccolo qui, benvenuto. Allora, vi dicevo che per i geografi antichi Lampedusa non è isola di Sicilia, ma nettamente dell'Africa. E la distanza dall'Africa sarà calcolata nel XII secolo da Idrisi in 2 giornate di navigazione. Questo stato di cose è riflesso dalla cartografia europea di epoca tardo-rinascimentale. Ad esempio, in un'opera intitolata Parergon, del geografo Ortelius, e in particolare nell'accluso nomenclator Ptolemaicus. Così, come vedete, in Ortelio Lampedusa non compare affatto nella carta della Sicilia, ma in quella dell'Africa propria. Quasi un secolo prima di Ortelio, la pertinenza geografica di Lampedusa all'Africa è con chiarezza attestata già dallo splendido Isolario di Benedetto Bordone, apparso a Venezia nel 1528. Con la sua doppia carta, che sinotticamente raffronta la Sicilia secondo Tolomeo, in cui Lampedusa non c'è, e la Sicilia secondo Moderni, dove il nome di Lampedusa è invece registrato al posto che per noi è del tutto ovvio. Lo vedete cerchiato in rosso nella slide. Appena 12 anni prima della pubblicazione dell'Isolario di Bordone, sin dall'edizione 1516 del Furioso, Ludovico Ariosto aveva localizzato il baricentro geografico dell'ultima parte del suo poema nel Mediterraneo. Lo notò con la consueta acutezza già Calvino. I passi dei nostri eroi, dice Calvino, che finora hanno spaziato sulla mappa dei continenti, adesso, approssimandosi alla fine della vicenda, hanno preso a ruotare come punte di compasso sulle carte nautiche e fanno perno sulle isole piccole o grandi del Mediterraneo. Bene, tra queste piccole isole è proprio Lampedusa, come Ariosto chiama Lampedusa, che si trova al centro della rappresentazione nel suo epilogo epico, cioè dire il duello e la conclusione dello scontro tra le due opposte forze militari e religiose. Nel canto 40° del Furioso, il re Moro Agramante e il vecchio sobrino fuggono dall'incendio di Biserta, caduta in mano cristiana, e per scampare a una tempesta rea, dice Ariosto, giungono su una piccola isola, non identificata dal poeta, ma descritta come locus amenus tra Africa e Sicilia, dove prima era approdato anche Gradasso, ed è Gradasso a suggerire ad Agramante questo piano per la riscossa, cioè a dire: Agramante, sobrino e Gradasso stesso sfideranno a singolar tenzone 3 cavalieri cristiani. Il luogo scelto per il triplice duello è l'isola di Lampedusa, che Ariosto chiama, come si è detto, Lampedusa, e descrive così: una isoletta è questa che dal mare medesimo che li cinge è circonfusa. Il Mediterraneo, permettetemi di dire, addomesticato dei vacanzieri estivi, non è quello che solcano gli eroi di Ariosto nell'ultima parte del Furioso, e tantomeno è quello in cui continua a consumarsi la tragedia senza fine dei migranti, tragedia alla quale ci siamo assuefatti tutti noi che, a dirla con Levi, sicuri nelle nostre tiepide case, troviamo, tornando a sera,
il cibo caldo e i visi amici. Non era il mare addomesticato dei vacanzieri, nemmeno quello che al tempo dei Troicà, della guerra di Troia, vale a dire a inizio del XII secolo, avanti Cristo, solcarono i troiani profughi sotto la guida di Enea, come li dirà Sallustio nel Catilinario, giungendo sulle coste dell'Africa, dove Didone fondava la futura nemica Cartagine. Nel poema virgiliano, il veicolo e il motore primo della dolorosa passione per Enea è la compassione che Didone prova per il dolore dei troiani. È tale simpatheia, questa compassione per la loro condizione di profugi, a spingere la regina di Cartagine ad accoglierli presso di sé. Tutti ricordiamo il celeberrimo verso con cui Virgilio suggella il primo discorso di Didone ad Enea. Non ignara di mali, dice la regina, imparo a soccorrere i miseri. La drammatica condizione dei troiani, appena sbarcati sulle ignote coste della giovane Cartagine, è da Virgilio tratteggiata in pochi versi fatti pronunciare allo stesso Enea nella supplica che l'eroe rivolge a sua madre Venere, che gli era apparsa sotto mentite spoglie, poco prima dell'incontro con Didone. Vedete i versi che vi leggo nella bellissima traduzione barbara di Alessandro Fo. «Come posso chiamarti, Vergine?» dice Enea alla madre. «Non dei mortali hai l'espressione, difatti, né umana la voce, o dea, certo, forse la sorella di Febo, o forse una ninfa per sangue, sì comunque propizia e allevia il nostro penare. Svelaci sotto che cielo, infine, in che lidi del mondo siamo stati sbattuti, erriamo di uomini e luoghi all'oscuro, dal vento e da enormi flutti qui spinti». Ho condiviso con voi questi versi, che mi sembrano la più compiuta, vorrei dire meglio, la archetipica rappresentazione della condizione dei migranti per mare di ogni tempo, anche del nostro. Il viaggio di Enea può essere assunto quale simbolo eloquente di origini difficili, mai dai romani dissimulate, origini che tra le possibili letture della storia di Roma legittimano la rappresentazione corrente già in antico del progressivo emergere dell'urbs come la risultante della interazione tra elementi etnici eterogenei, con tutto quanto ne deriva in termini di sofferenze e di guerre, anzi, secondo una concezione già greca, di guerre affrontate come male necessario. Ci si interroga da sempre intorno al carattere, o come ama dire Andrea Giardina, allo stile della storia di Roma. Ecco, io non credo che una risposta univoca possa darsi. Tra le varie rappresentazioni che ne sono state proposte, vorrei privilegiare in questa sede quella che identifica il fattore caratterizzante della storia romana nella capacità di propagare la civitas al di là dei confini dell'urbs. Sto facendo mie qui le parole di una grande maestra dei nostri studi, quale Marta Sordi, che spiegava la politica romana della cittadinanza con una indifferenza al fattore etnico, determinata appunto dalla coscienza dei romani di essere un popolo misto, risultato dell'incontro e della fusione di popoli diversi in una unità di natura politica e morale, non etnica, così la Sordi. Ma già Gramsci, in una fulminante nota di inizio anni 30, dall'ottavo dei Quaderni dal carcere, riflettendo sui concetti di democrazia ed egemonia, aveva identificato nella politica di concessione della cittadinanza ai popoli conquistati l'elemento democratico, dice Gramsci, ravvisabile nella Roma di epoca imperiale. Tutti abbiamo nella nostra memoria iconografica quest'opera. Ecco, la più diffusa iconografia di Enea è senza dubbio quella berniniana dell'eroe in fuga da Troia con il vecchio padre Anchise sulle spalle. Questa che voi vedete, capolavoro di Bernini giovane, è un'iconografia antica di Enea che va via da Troia. Ve ne propongo uno degli esempi più antichi, da Vulci, vedete? VI secolo avanti Cristo. Questa è una chilix ad occhioni, cosiddetta, conservata al Louvre e appunto databile all'ultimo ventennio del VI secolo avanti Cristo, ma il documento forse più rappresentativo di questo soggetto iconografico e anche uno dei più controversi
quanto alla cronologia, è il gruppo fittile che vedete alle mie spalle, che proviene dagli scavi del deposito votivo di Campetti a Veio, noto dal 1971 e conservato al Museo di Villa Giulia. Un motivo iconografico forse meno documentato, ma direttamente connesso al precedente, nemmeno importante dal punto di vista ideologico ai fini del libro che stiamo presentando oggi, è quello delle navi di Enea, come metafora del viaggio di Enea. Vorrei allora dedicarvi, avviandomi a concludere, qualche parola. La partenza su navi da Troia, in altri termini la navigazione dei troiani profugi, come li dirà Sallustio, è rappresentata in due miniature parallele nei due più importanti codici figurati di Virgilio di epoca tardoantica. Uno è questo, è molto danneggiato, che proviene dal codice cosiddetto Virgilio Vaticano di fine IV, inizio V secolo d.C. Ma guardate l'immagine successiva di livello di conservazione davvero splendido, viene dal cosiddetto Virgilio Romano di un secolo più tardo del precedente. Vedete? Un viaggio per mare con un segno di disperazione. Ecco, sullo scorcio del XVI secolo, le tappe del viaggio di Enea avevano trovato minuziosa registrazione ad opera del già citato cartografo fiammingo Abraham Ortelius, 1595. Ho evidenziato nel riquadro in dettaglio le navi di Enea, dettaglio che trovate riprodotto in più grande formato nella slide seguente. Qui si vede meglio come Ortelio abbia scelto di accompagnare la raffigurazione della flotta di Enea con i versi del quinto dell'Eneide, in cui Iride, inviata da Giunone, incita le donne troiane a bruciare appunto le navi per restare in Sicilia, dove gli esuli sono nuovamente approdati dopo la partenza da Cartagine. Dopo il crollo di Troia, dice Virgilio, ora a fine la settima estate, da che siam tratte in un lungo percorso tra i flutti e le terre tutte, per tante selvagge scogliere e stelle inseguiamo sul mare grande l'Italia che fugge, sbattute dalle onde. Queste sono le donne che per sfuggire al dolore del viaggio danno fuoco alle navi. La scelta di questi versi non può essere casuale. Io credo che con profonda adesione umanistica, nella sua mappa della Enee Navigatio, il geografo Ortelio riprenda il motivo iconografico delle navi dei troiani, che abbiamo già visto nei codici miniati tardoantichi di Virgilio, e ne esplicita, per così dire, la valenza simbolica mediante la didascalia virgiliana. Le navi di Enea, insomma, come simbolo delle sofferenze che la mentalità antica connette al viaggio lontano dalla patria per i vinti e per i vincitori. Tanto per il vinto Enea, non meno che per il vincitore Odisseo. Ecco, un dato su cui in genere non ci si sofferma è il sostanziale sincronismo nel racconto dell'epos antico tra le peregrinazioni di Enea e quelle di Odisseo. Entrambe a rigore due nostoi, due ritorni, la cui cronologia gli eruditi di epoca ellenistica, indagando il tempo dei Troicà, vorranno fissare ad inizio XII secolo. Da un lato voi avete la plane, cioè il vagare di Odisseo vincitore alla volta della vita Itaca, con la progressiva e mai definita fissazione delle tappe di questo viaggio nel Mediterraneo rispetto ad altre soluzioni ritenute plausibili in antico. Dall'altro, da parte del vinto Enea e dei suoi troiani profugi, la ricerca della madre antica, l'Italia, la terra da cui Dardano, progenitore dei troiani, era originario. Ora si arriva ad un approdo. L'incontro tra troiani e italici degenera in scontro, con una polarizzazione delle forze pro e contro i nuovi arrivati, e come tutti sappiamo, è così la guerra, nella sua dura necessità, a improntare la seconda parte del poema virgiliano. Tuttavia, mi pare degno di nota che anche in questo primo contatto con la realtà del Lazio, a dare il tono in Virgilio del dialogo tra Latino e la delegazione troiana, sia ancora una volta il tema della sofferenza del viaggio per mare e quello intimamente connesso vi dello hospitium, vale a dire dell'accoglienza dovuta agli esuli. Allora, il viaggio di Odisseo, il viaggio di Enea e il Mediterraneo come scenario comune. Amedeo ha appena scritto un libro meraviglioso sul Mediterraneo. Ieri come oggi,
alcuni naviganti prima o poi tornano, gli altri partono per sempre. Queste non sono parole mie, ma di Predrag Matvejevic in apertura del suo arioso breviario mediterraneo, scritto alla vigilia del decennale conflitto che ha insanguinato le terre della ex Jugoslavia lungo l'ultimo decennio del secolo scorso. Odisseo, alla fine, torna alla sua petrosa Itaca per poi forse ripartirne per seguir virtute e conoscenza, come immaginò Dante. Enea parte per sempre da Ilio in fiamme per una partenza senza ritorno, che in realtà è un ritorno alle origini, ma è anche l'inizio di un viaggio di civiltà che nell'idea di Roma, che ciascuno di noi reca con sé, resta parte ancora viva del nostro essere uomini di oggi. Tra il 43 e il 42 a.C., negli anni drammatici in cui Virgilio iniziava con le bucoliche la parabola letteraria che si sarebbe compiuta nell'Eneide, lo storico Sallustio, in apertura del suo Catilinario, avvertì il bisogno di rifarsi alle origini dello Stato romano al fine di comprendere come esso sia passato, dice Sallustio, trasformandosi a poco dal massimo dello splendore e della perfezione a una condizione di miseria e di degradazione, qui nel Catilinario. In una visione tanto disillusa della parabola di Roma, appare davvero paradigmatico che Sallustio identifichi quale carattere originario e al contempo più alto della storia romana la capacità di assimilazione e fusione di elementi etnici eterogenei nello spazio nuovo e comune della civitas. In poco tempo una moltitudine eterogenea ed errante con la concordia si era fatta città, così Sallustio. Sarà alla metà del primo secolo d.C. la medesima visione ad informare di sé l'idea claudiana della storia di Roma, come espressa nel discorso di quell'imperatore conservato nella cosiddetta tavola di Lione e dallo storico Tacito nell'undecimo libro degli Annali. Ad inizio del dicembre 1826 Leopardi legge le lettere al figlio di Chesterfield e ne trascrive nello Zibaldone questo passo dal sapore menandreo. I romani chiamarono la civiltà Humanitas, quasi pensandola inseparabile dall'umanità. Tornato a Recanati da Firenze sul finire del 1828, il 19 gennaio seguente Leopardi annota ancora nello Zibaldone: al discorso della eccellente umanità degli antichi paragonati ai moderni appartiene ancora il jus d'asilo, che avevano presso loro non pure i templi o altri luoghi pubblici, ma iziando il focolare d'ogni casa privata, che era tanto più venerato che non è da noi. Le annotazioni dello Zibaldone, risalenti al gennaio 1829, testimoniano del rinnovato interesse di Leopardi per la storia di Roma delle origini, un interesse suscitato in lui dalla lettura del primo volume della storia di Roma di Nippur. Ebbene, proprio il primo gennaio 1829, il tema del fuoco e della sua custodia in tempi antichi e moderni aveva prodotto in Leopardi una acuta riflessione sulla fragilità degli esordi delle società antiche e sulla persistente memoria di questa precaria condizione iniziale, testimoniata appunto dalla cura del fuoco sacro. Ebbene, i romani non smarrirono mai la memoria della difficoltà provata primitivamente, né mai se ne vergognarono. Quanto al tema del fuoco e del focolare, alle divinità Estia e Vesta, un intellettuale engagé quale Andrea Carandini se ne è ispirato per scrivere pagine dense di fascino in un suo libro recente. Carandini ha scelto di chiudere il lavoro dedicato appunto a Il fuoco sacro di Roma con una constatazione da cui discende un grave monito. Il mare di Sicilia, scrive Carandini, pullula di profughi che scappano da orribili tragedie, le tante troie oggi distrutte. Di fronte a un profugo bisognerebbe porsi questa domanda, dice Carandini, se fosse un altro Enea. Con lo stesso lucido sguardo con cui ha attraversato il Novecento, in Stranieri alle porte, uscito a pochi mesi dalla sua scomparsa ad inizio del 2017, il sociologo Zygmunt Bauman ha descritto la nostra assuefazione al dolore altrui come, cito Bauman, una nuova tragedia frutto di dura indifferenza e cecità morale. Una tragedia, dico io,
i cui segnali erano evidenti a chi volesse leggerli. Gradualmente, ma inesorabilmente, scriveva Bauman nel 2016, la pubblica opinione, complici i media assetati di ascolti, inizia a stancarsi di provare compassione per la tragedia dei profughi. Un'indifferenza che si è progressivamente mutata in paura e la paura in odio. E quindi oggi, o ieri, forse domani, in voti, non solo in Italia, come sappiamo. Per circoscrivere il discorso al caso nazionale, considerati sine ira a studio, con gli occhi dello storico, insomma, gli ultimi risultati elettorali italiani erano largamente prevedibili, ma buona parte del mondo politico ha ignorato, o forse fatto mostra di ignorare, i segni che la nostra società mandava da tempo, segni di miope ed egoistico ripiegamento, per quanto sterile e irrealistico tale ripiegamento possa essere, data l'ampiezza epocale dei sommovimenti di cui tutti siamo testimoni, volenti o nolenti, come scrisse Umberto Eco 20 anni fa. Se vi piace, sarà così. Se non vi piace, sarà così lo stesso. L'analisi della Politeia romana all'indomani del disastro di Cannae portava nella seconda metà del secondo secolo a.C. lo storico Polibio ad una orgogliosa rivendicazione della utilità della storia. L'articolata analisi polibiana è stata ridotta, nel senso comune, a quello che Croce ebbe a definire un motto assai trito, che la storia sia magistra vitae. Se la storia da sé non insegna, almeno a chi voglia intenderli parlano tuttavia i segni che nelle società via via indagate sono messi in luce dallo storico. E così, per tornare e chiudere sulla storia mondiale dell'Italia, voglio stralciarne ancora una pagina che, riletta al di qua, ad un anno dalla tornata elettorale e alla vigilia di una nuova europea tornata elettorale, appare di una lucidità, direi, profetica. Scrive Giardina: di fronte alla crisi economica, alle incertezze del quadro geopolitico mondiale, alle minacce del terrorismo, non solo pochi gli italiani che vorrebbero serrare il mare come se fosse l'uscio di casa. Preferirebbero costoro, nel terzo millennio, un'Italia appartata e soddisfatta, non stressata dalla competizione, non molestata né dagli stranieri né dal proprio governo. Ma il fatto è che l'istinto della tana, come lo chiama Giardina, conduce verso spazi sempre più stretti, dalla nazione alla città, dalla città ai quartieri, dai quartieri agli isolati alle case, infine agli appartamenti. E dopo cosa viene dopo? Ecco, una pagina come questa di Giardina dimostra, a mio avviso, come la pronoia dello storico, persino nell'analisi a caldo delle società, sia in grado spesso di guardare più lontano dei sondaggi e delle proiezioni della politica. Non solo la storia, ma altrettanto spesso la letteratura sa spingere a fondo il suo sguardo nell'analisi delle società. E così un letterato siciliano, amato da Sciascia, quale fu Gesualdo Bufalino, descrisse la tendenza degli isolani a farsi isole dentro l'isola e a chiudere dall'interno la porta della propria solitudine. Queste parole di Bufalino si riferiscono alla Sicilia della fine degli anni Ottanta, ma suonano anche come un profetico ritratto dell'Italia attuale, in ciò specchio di una più generale e preoccupante tendenza dell'Europa di oggi. Frequentata in età tardoantica, nel corso dell'epoca bizantina, Lampedusa si spopolò, restando priva di insediamenti stabili sino alla metà del XIX secolo. Un cinquantennio prima dell'età di Dante, lo scrittore arabo Ibn Said chiama l'isola Ambadusia e la dice deserta, ma anche luogo dove, come sarà per i personaggi di Ariosto, possono riparare le navi e far acqua. E la sicurezza e l'ampiezza del porto di Lampedusa era stata riconosciuta un secolo prima dai Drisi, che tuttavia non mancava di rilevare come nell'isola non va frutta né animali. Bene, nell'età di Caravaggio la tradizione era nota da tempo a livello locale, ma è stata levata a simbolo solo da Andrea Camilleri, Lampedusa era sede di un eremo che indifferentemente ospitava cristiani e musulmani in pacifica convivenza. Nacque così, prosegue Camilleri, il detto eremita di Lampedusa, ad indicare chi sapeva agevolmente tenere il piede in due staffe. E Camilleri conclude, era il 2007,
Mi viene, coi tempi che corrono, di sperare in una miracolosa proliferazione a livello mondiale di eremiti di Lampedusa. Ecco, i 12 anni trascorsi da allora dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che le utopie sono destinate a restare tali. Vi ringrazio molto. Scusate se intervengo irritualmente, insomma, perché questo non c'è un vero e proprio coordinatore, una specie di coordinamento autogestito, ma non posso fare a meno di sottolineare l'importanza e il fascino del contributo di Alessandro Pagliara e questa sua capacità, che corrisponde poi all'animus del libro, di andare dall'antico, dal mondo antico al contemporaneo e viceversa. Proprio bravissimo, grazie Alessandro, davvero. Permette questa irrituale congratulazione. Grazie davvero. Puoi parlare tu? Credo che tu hai un PowerPoint, immagino. No. Ah no, benissimo. Allora non sono libero necessità. Da immagini. Sei libero da immagini. Sì. Presentati. Come, sentite? Allora, buonasera, scusate il ritardo, arrivavo da Roma. Il treno ha portato ben 6 minuti di ritardo. Poi il tassista ci ha messo un po' di tempo, ma comunque sono arrivato qua sano e salvo. Come? No, no, è arrivato alle. Doveva arrivare alle 17.05, è arrivato alle 17.12. Ah, è andato bene. Sono un miracolo. Ah, vabbè. Allora sono fortunato, graziato da. Sono Amedeo Feniello, sono uno dei 3 curatori di quest'opera che è la storia mondiale dell'Italia, coordinatori, e Andrea Giardini è il curatore dell'opera, hanno partecipato anche loro. Io ho curato la parte medievale, diciamo, dalle cosiddette invasioni barbariche fino al 500. Non so cosa abbiano detto loro dell'opera, se ne hanno parlato bene o male, poi me lo dite dopo in separata sede, se hanno parlato male poi li castigo tutte e due, ma la realtà è che questo libro è nato con un obiettivo preciso, nasce già dall'imitazione, per così dire, di un'opera francese, che è l'Histoire mondiale de la France, curata da Patrick Boucheron, dall'Accademico di Francia Patrick Boucheron, che però la nostra opera si distingue in maniera sostanziale da quella francese per diversi motivi. Più banale, perché la storia d'Italia è completamente diversa da quella dell'Hexagone, della Francia, che ha un carattere nazionale ben diverso da quello italiano. Però il nostro obiettivo era quello di raccontare l'Italia, o meglio, la domanda che ci siamo posti è: in che maniera vogliamo raccontare oggi l'Italia? Perché noi siamo abituati a tutta una serie di, chiamiamole così, di vulgate, di tradizioni storiografiche. C'è stata la grande tradizione della storia dell'Italia Einaudi, che quasi tutti quanti hanno a casa, spesso che lo usiamo come reggiporta, perché chi se la legge è enorme, però ci sono dei saggi straordinari all'interno, un'opera magistrale, per carità, sto scherzando, ma è un'opera veramente che ha segnato un'epoca culturale. C'è l'altra opera di carattere più tradizionale, che è quella curata da Giuseppe Galasso, che ha un'impostazione della UTET, che ha un'impostazione unica, che segue un filone di studi nazional-liberali, se così lo vogliamo definire. Questi però sono oggetti ancora un po', per dire, di nicchia. Poi esiste un grande strumento popolare che ancora oggi, quando viene ripubblicato, ha un enorme successo di pubblico e viene spesso proposto come elemento di anche nello stesso dibattito storiografico, che è la storia d'Italia di Montanelli. La storia d'Italia di Montanelli è stata per decenni e ancora l'elemento di riferimento cui si richiamano anche spesso, ci si richiama spesso anche nel mondo politico, eccetera, e si prende come riferimento le parole o alcune frasi o alcuni elementi o alcune interpretazioni di una storiografia vecchissima, che era già vecchia quando Montanelli l'ha scritta. Per gli addetti ai lavori, leggere la storia di Montanelli era quasi un pugno nell'occhio, perché rispetto a quello che era la
la contemporaneità storiografica, leggere Montanelli rappresentava veramente un passo indietro, però quello è stato l'elemento di grande successo. Oggi nel XXI secolo come vogliamo raccontare l'Italia e la storia italiana? E noi abbiamo fatto un tentativo, non sappiamo se ben riuscito o mal riuscito, certamente già avuto un imitatore nella stessa casa editrice che è la storia mondiale della Sicilia, che ha avuto anche un buon successo editoriale, però noi siamo partiti da un'idea: come vogliamo raccontare questa, la penisola? E uno degli elementi sul quale siamo cozzati subito, siamo sbattuti subito in maniera violenta, è che l'Italia è un molo ed è un punto di dinamiche migratorie. Non c'è niente da fare, molto di più del centro dell'Europa, molto per certi versi differente da quanto possa succedere in Spagna o quanto possa succedere in Francia o in Germania. La penisola italiana è una terra di confine e soprattutto se si guarda al Medioevo ci si rende conto che è davvero una terra di confine, di confluenza di culture, dove confliggono, si incontrano, si relazionano, parlano, discutono, si appiccicano, per dirla alla napoletana, cultura cristiana suddivisa fra una cultura greca e una cultura latina e il mondo islamico, perché dall'826 al 1300 l'Italia è anche parte, alcune regioni italiane, la Sicilia in primo luogo, ma anche altre zone come Bari, per esempio, che è stato emirato per una quarantina d'anni, 35-40 anni, sono parte della grande umma musulmana. E allora, all'interno di questo mondo di confine, se si vanno a vedere quelle che sono le dinamiche migratorie, si rimane veramente sorpresi, perché la nostra idea in genere, il nostro modo di intendere il mondo, è sempre quello di vedere le migrazioni che vanno dal sud verso il nord, dal sud povero, marginale, diseredato, verso il nord ricco, splendente, evoluto. Questo è il nostro immaginario, che è l'immaginario che passa quotidianamente nella nostra... Basta vedere la televisione, leggere i giornali, guardare i social media, questa è l'immagine che passa. Da qua il mondo ricco, dall'altra parte un mondo povero che arranca e che guarda con desiderio voluttuoso quello che c'è dall'altra parte. E non è così. Se si legge la storia, se si guarda la storia, non è così. Nel Mediterraneo le migrazioni, ma lo stavo mostrando prima Alessandro, ma le migrazioni sono state sempre da sud a nord, da nord a sud, da est a ovest, da ovest a est, da nord ovest a sud est, insomma nella massima articolazione e caoticità possibile. E l'Italia è uno dei perni intorno cui ruota questa dinamica, questo vortice, con episodi straordinari che noi non immagineremo neanche. Per esempio, prendiamo un emigrante di successo. È un signore che intorno al 1170 col papà, il papà se lo prende da Pisa e il ragazzetto se lo porta in Nord Africa con un sogno nella mente di questo signore che si chiama Bonaccio, quello di andare a fare fortuna laddove c'è la ricchezza in quel momento nel Mediterraneo, cioè in Nord Africa. Nord Africa con la Spagna, con l'Egitto fatimide e con la Siria, eccetera, sono parte della grande umma musulmana che in quel momento lì, del grande Islam globale, che in quel momento è il cuore del mondo, della ricchezza
commerciale, economica, degli scambi culturali del mondo. L'Europa è marginale. In quel momento l'Europa è marginale. E soltanto le città marittime italiane riescono ad agganciarsi come delle pulci sul dorso di un cavallo a questo treno che viaggia vorticoso, mentre a casa loro fanno la fame. Queste città sono Pisa, Genova, Venezia, Amalfi, le città pugliesi, Napoli, e così via. E quindi in questa onda migratoria verso il Nord Africa di italiani che vanno a cercare fortuna in Oriente, c'è anche un signore che si chiama Bonaccio e il suo figlio che si chiama Leonardo, che arrivano in Nord Africa, una città che si chiama Bugia. Il padre fa l'addetto alla dogana, è quello che cerca di bilanciare, amministrare le fortune dei pisani lì a Bugia, e suo ragazzetto si mette in contatto con il milieu culturale che c'è in città. Attenzione, lui è cristiano, il milieu culturale è islamico, e lui apprende una cosa senza la quale noi oggi non potremmo vivere, che sono non soltanto i numeri, lo zero, ma anche tutto ciò che è legato alla nostra quotidianità. Voi utilizzate credo che ognuno di voi abbia un palmare, un cellulare, come lo chiamate, uno di questi aggeggi che ci hanno rovinato la vita. Ebbene, questo aggeggio, il suo processore si muove anche, l'algoritmo si muove attraverso una cosa che si chiama Fibonacci Heap, che sarebbe cumuli di Fibonacci che si formano sulla cosiddetta sequenza di Fibonacci, che è una cosa che Fibonacci ha preso in Nord Africa nel contatto col mondo musulmano. E attenzione, Leonardo Fibonacci, figlio di Bonaccio, dichiara queste cose senza motivo di scandalo per nessuno. Quando lui scrive Liber Abba ci dice: guardate che queste cose io le ho apprese, i numeri le ho appresi da maestri arabi che me l'hanno insegnato, mi hanno insegnato i numeri alla maniera degli hindi. Cioè lui aveva tutta la filiera in testa del passaggio dalla penisola indiana, mondo musulmano, fino ad arrivare a Leonardo, che è Leonardo che poi ci ha dato questa possibilità a noi di crescere da un punto di vista cognitivo. Senza questa migrazione italiana in Nord Africa probabilmente sarebbe arrivato attraverso altri canali, ma Leonardo ha vissuto quel momento, quell'ansia, quel trapasso geografico ma anche fisico verso un mondo che non gli apparteneva. Cioè, immaginate questo ragazzino col padre che lascia casa e va a vivere in un mondo che non è il suo, con una religione che non è la sua, con tradizioni che non sono la sua, con alimentazioni, feste, clima, condizioni di vita, quotidianità completamente differenti. Eppure è uno che arriva lì e da quel mondo apprende. Un'altra delle grandi migrazioni che a me ha sempre colpito tantissimo, perché di questa si parla pochissimo, se non nei libri, ma degli specialisti, ma quelli proprio più attenti e minuziosi. Avete mai sentito parlare della duchessa di Monferrato, degli Aleramici? Questa signora a un certo punto sposa Ruggero II. Lei è una signora piemontese e quando viene in Sicilia, Sicilia musulmana da poco conquistata dai Normanni, e lei comincia a innescare un meccanismo stranissimo di migrazione da terre povere verso terre ricche.
La terra ricca è la Sicilia, che è un vero e proprio Eldorado. Stiamo parlando del XII secolo, è sempre la stessa epoca più o meno di Fibonacci, qualche decennio prima. Ebbene, insieme a questa signora del Monferrato si muovono miriade, una massa di gente povera dalla pianura padana, i Lombardi o Longobardi, che arrivano in Sicilia e espropriano i musulmani delle proprie terre. Li cacciano dalle proprie terre, li cacciano facendo dei pogrom, facendo delle violenze inusitate in città come Palermo e nelle campagne siciliane, costringendo i siciliani musulmani a mettersi per mare, a scappare, a fare i boat people come in Cambogia o nel Vietnam degli anni 70. E questa gente scappa e va in Nord Africa. E le loro terre sono prese da migranti, gente assetata di ricchezza, assetata di terre, richiamati dagli stessi vescovi che dicono: venite dal nord Italia a colonizzare queste terre ricche, guardate che qua c'è un Eldorado, guardate che qui ci sono grandi possibilità. E questa gente viene con questo proposito, sono anche abbastanza fanatizzati, abbastanza integralisti, e quindi la loro azione ha anche un carattere di crociata, definiamola così, di pulizia etnica per altri versi. E quindi questa gente viene nel sud e creano nuovi centri in Sicilia importanti, e come motivo per cui tanti siciliani si chiamano Lombardi o Longobardi, deriva da questo. E i musulmani che fanno, che vanno via, cosa fanno? Si mettono per mare e vanno verso casa propria, ritornano alle proprie origini, vanno in Nord Africa, dove trovano una rete di accoglienza eccezionale di gente che li sta aspettare, di gente che quando questi poveracci sbarcano senza arte né parte, gli danno da mangiare, gli danno la possibilità di vivere, gli danno una possibilità, una chance. Tutto questo nel Mediterraneo medievale, in quel Mediterraneo medievale che spesso noi guardiamo con occhi scarsamente innovativi, come un mondo chiuso, retrivo, dalle scarse possibilità, dalle scarse relazioni. Invece è tutto il contrario di questo. E voi per esempio immaginereste dei tedeschi migranti? Cioè è fuori proprio dalla nostra logica che un tedesco possa emigrare, andare alla ricerca di posti più ricchi. Pensate a uno di Amburgo che viene, che sono in Italia, per dire sì, ma vado a cercare la ricchezza. Eppure questa è stata la costante tra 2, 3, 400 e 500 per Venezia. Venezia era il cuore pulsante dell'economia mediterranea, è uno dei cuori pulsanti dell'economia europea, e i tedeschi vanno là a cercare fortuna. E il fondaco dei tedeschi, che oggi è diventato un magnifico supermarket di lusso dove vanno a svernare le signore giapponesi o arabe, era uno dei cuori di questa migrazione di giovani che attraversavano l'Alto Adige, attraversavano il Tirolo, venivano dalle varie città, Amburgo, altre, a trovare fortuna a Venezia, e si impiantavano a Venezia. Vorrei spiegare, mi piacerebbe tanto spiegare a qualcuno della Liga Veneta, a quelli che facevano il colpo di Stato, vi ricordate quelli che hanno cercato di fare il colpo di Stato e volevano prendere il campanile di San Marco, quella col finto carro armato, che è stata una barzelletta, no? Volevano con la bandiera di San Marco. Vorrei spiegare loro che Venezia aveva una delle strutture normative più avanzate per ciò che riguardava l'integrazione e l'accoglienza dei diversi.
bastavano una manciata di anni per un tedesco per essere considerato cittadino di Venezia. Bastava una generazione e queste persone non dicevano più di essere di Hannover, ma si firmavano col cognome originario, leggermente cambiato, dicendo siamo veneziani, perché erano di fatto veneziani. Bastavano 5-10 anni. Non c'era lo ius soli, ma bastava questo a Venezia per permettere una integrazione totale nel tessuto cittadino di persone provenienti da aree differenti dallo Stato veneziano, dal Ducato veneziano. Cioè la Serenissima aveva dei meccanismi di integrazione così articolati, così ben oliati, così definiti da un punto di vista normativo, in maniera razionale, che oggi facciamo ridere, ma davvero facciamo ridere nelle nostre discussioni. Questa era gente pratica. Sapevano benissimo che integrare una popolazione che veniva da fuori, vivace, intraprendente, che aveva capacità artigianali, che aveva capacità di innovazione, era sicuramente un elemento vincente nella dinamica economica, nella dinamica commerciale cittadina. Non per niente Venezia diventa nel corso tra 4 e 500 il fulcro della stampa europea. Non è soltanto un problema di ordine culturale, la libertà di Venezia, la famosa libertà di Venezia di cui tanto hanno parlato, ma è soprattutto un problema di ordine tecnico, perché arrivano persone capaci di fare torni, capaci di creare stamperie, e trovavano la massima accoglienza in città. E questo è uno degli elementi che fa la ricchezza di Venezia nel Cinquecento. L'ultimo episodio che riguarda la sorella che è dall'altra parte, che è Genova. I camalli, gli originari camalli del porto genovese, quella che poi diventa l'aristocrazia operaia di Genova nel corso degli anni, fino a delle lotte operaie, fino agli anni 50-60, fino a Tambroni, no? I camalli che erano l'avanguardia il meglio del meglio, il fiorfiore dell'avanguardia operaia italiana. Originariamente questa gente era immigrata in città. Da dove venivano? Dalle zone depresse del nord Italia, la Val Brembana, la Bergamasca e dalla Svizzera. I trasportatori di olio, carne, pesce, botti, tutto quello che doveva andare, quello che creava la logistica del porto di Genova, era formata da emigranti che venivano dall'entroterra, dal settentrione italiano. Cioè non si va dal sud al nord, ma dal nord al sud. I tedeschi, gli svizzeri, i bergamaschi. Cioè, con questa storia d'Italia abbiamo cercato di rappresentare, o non di rappresentare, presentare attraverso delle schede particolari, descrittive, brevi, divulgative, un'immagine italiana inconsueta, cioè consueta per la storiografia, consueta per gli addetti ai lavori, ma inconsueta per il grande pubblico, che di queste cose non ne macina, non ne parla. Senza contare la grande migrazione cosiddetta barbarica, le migrazioni dei popoli nomadi fino ai Longobardi nel VI secolo d.C. Quello è un altro elemento ancora. Cioè, se vogliamo fare una storia delle migrazioni vera, dobbiamo
lasciare da parte i luoghi comuni, gli stereotipi, le false idee o recriminazioni di natura politica. E se si analizzano i fatti, quel che viene fuori è che il nostro paese, la penisola, è un crogiolo di popolazioni che si sono arricchite proprio attraverso la relazione. Se non ci fosse stata relazione, se Fibonacci non avesse parlato con quelle persone, se tanti altri mercanti non avessero dialogato con i loro colleghi, se un signore come Gherardo da Cremona non se ne andava in Spagna e se non fosse venuto in contatto con le opere di Aristotele tradotte da musulmani ebrei, non avremmo avuto la Divina Commedia, non avremmo avuto San Tommaso. Quando i miei studenti mi dicono, e chiudo perché sennò parlo 60 ore, non voglio rubare spazio ai Ignazio. Ma sei brillantissimo, quindi ti ascoltiamo. Quando i miei alunni mi dicono, professore, ma è meglio se ci chiudiamo, non è meglio, il Medioevo diventa grande quando si chiude, l'Italia diventa grande quando si chiude. No, è un errore formidabile. L'Italia medievale diventa grande nel giorno in cui si è aperta. Il giorno in cui Firenze è diventata, ha potuto coniare il fiorino d'oro, è perché aveva tanto oro che era arrivato dall'Africa. E allora l'ha potuto fare. Se no, non lo poteva fare. Senza relazione, non c'è movimento. Non avremmo avuto il fantastico Medioevo che abbiamo avuto, se non avessimo avuto gente appunto come Gherardo da Cremona o Leonardo Fibonacci o altri che hanno fatto da tramite nelle conoscenze. In tante cattedrali gotiche, in tante cattedrali romaniche, trovate cenni, relazioni, aspetti che derivano da un'altra cultura, che sono arrivate a noi attraverso questo passaggio da Oriente verso Occidente, di gente che si è mossa e ha parlato, ha comunicato, si è messa in relazione uno con l'altro. Grazie. Sì, certo. Dunque, il professor Feniello non c'era quando io ho fatto la mia dichiarazione d'amore nei confronti di questo libro, che trovo splendido e veramente affascinante. È una cosa, mi è venuto di fare un paragone che forse sembrerà peregrino, ma che mi è venuto in qualche modo in faccia dalla lettura della storia dei primi capitoli, quando si parla dell'impero romano e di come si è arrivati attraverso questo allargamento progressivo della cittadinanza, questa mescolanza, questo melting pot di popoli diversi, a una formazione politica assolutamente sorprendente. E mi è venuto di fare un parallelo. Pensavo alla storia degli Stati Uniti d'America, in fondo che a fine Settecento erano appunto una serie di bovari che più o meno qualcheduno era un po' più civilizzato, qualche altro meno, ma che attraverso tutta una serie di migrazioni nel giro di poco più di un secolo sono diventati la più grande potenza mondiale. Ecco, è così peregrino questa mia idea? Beh, cerchiamo di risponderti alla fine, no? Cerchiamo di risponderti alla fine in tre, no? In tre. Perché è una domanda estremamente attuale, che ci porta alla storia contemporanea. Io non ho la grande capacità di analisi, sintesi che ha mostrato Feniello e per non debordare mi tengo a un testo scritto. E
E Rialato, poi vengo anch'io, verremo tutte e tre a rispondere alla tua domanda, penso. E mi affaccio a quello che diceva prima Alessandro Pagliara, quando citava la parte conclusiva della introduzione di Andrea Giardino, il curatore del volume. Ah, dimenticavo di dire che io ho avuto il privilegio di scrivere appunto il saggio conclusivo del volume, cioè 2015 Lampedusa, e vi parlerò infatti delle migrazioni proprio attuali. E per questo voglio ricordare in che modo Giardina conclude l'introduzione a questo volume. Egli dice: a chi soffia sul fuoco della paura percepita lanciando allarmi tutti smentiti dalle statistiche, sul rapporto tra immigrazione e disoccupazione, tra immigrazione e criminalità, tra immigrazione e rischio terroristico, si usa rispondere esaltando il dovere dell'accoglienza, la fratellanza umana, i vantaggi dei nuovi apporti culturali. Nulla è più vero di simili considerazioni, ma non basta, dice Giardina, e conclude: il sapere critico, che chiamiamo storia, ci dice che anche il meticciato, la mescolanza, per essere un fenomeno evolutivo, ha bisogno di un habitat adeguato che dobbiamo costruire politicamente. Evidentemente Giardina, quando scrive queste parole, pensa ad una politica con la P maiuscola, una politica capace di orientare le popolazioni, di fare delle scelte per il futuro, una politica capace di affrancare le popolazioni dalla trappola oggi diventata soffocante della chiusura nazionalista e della reazione xenofoba. Invece lo vediamo nel nostro paese e negli altri paesi dell'Unione Europea, comprese le sue istituzioni, le istituzioni dell'Unione, prevalgono politiche sempre più oltranziste di respingimento dei migranti. I loro effetti sono sofferenze disumane, incredibili, che anche quando ci vengono raccontate dai giornalisti, stentiamo a credere. Se mi ricollego all'episodio col quale apro il mio saggio, cioè il naufragio di 700 persone che il 17 aprile del 2015 dalla Libia si dirigevano verso Lampedusa per raggiungere l'Europa, per cercare una vita migliore, 700 persone che naufragarono e di cui si salvarono solo 28. Bene, da quei 672 morti del 17 aprile del 2015, in quattro anni meno 10 giorni oggi, gli emigranti morti nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa, e l'Italia come ponte dell'Europa o altre, o per altre vie dell'Europa, sono 31.414, quelli accertati. Tutti possiamo immaginare quanti altri
ignoti, sono morti. Di questi 31.400, ben 18.500 sono morti nel Mediterraneo, in quello che è diventato un grande cimitero. Quelli che di cui si sa. Perché poi più si stringono le maglie, più si respingono e meno si sa di coloro che muoiono. Più si cacciano via i pattugliamenti delle navi, delle organizzazioni non governative, e meno conoscenza si ha di quello che succede nel Mediterraneo. Queste politiche di respingimento non hanno in realtà alcuna giustificazione demografica, economica, sociale, di nessun tipo. Esse sono semplicemente lo strumento di una cinica strumentalizzazione politica, strumentalizzazione del malessere sociale e dei sentimenti di insicurezza che oggi affliggono gran parte della popolazione in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, a causa della crisi e delle premesse della crisi e di tutto quanto succede. Una strumentalizzazione che, da un lato, distrae l'opinione pubblica dai veri motivi di questo malessere, di questa crisi economica, sociale, dall'altro lato tesaurizza con la più facile demagogia la paura del diverso. E allora, di chi è la colpa? Da dove viene la minaccia di un abbassamento dello standard di vita delle popolazioni dei paesi più ricchi? Ma sono gli immigrati che minacciano il lavoro, che creano disoccupazione, che abbassano la qualità sociale di questi paesi. Non è vero niente, ma questa è una demagogia che paga facilmente, viene inseguita elettoralmente. Quindi due scopi: vi distraiamo dalle vere cause del vostro malessere e tesaurizziamo in termini elettorali con la demagogia più facile. E questo sta, come sappiamo bene, dilagando. E allora la storia serve a chiarire, come dicevano i miei colleghi e come cerco di dire io in questo saggio, in cui parto da Lampedusa per parlare dei flussi migratori. E vorrei indicare almeno quattro inganni che si perpetrano a danno dell'opinione pubblica in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, cioè nei paesi meta di questi migranti. Il primo inganno consiste in questo: possiamo riassumere in una domanda, ma insomma, ci troviamo di fronte ad uno tsunami, ad una migrazione massiccia, incontenibile, che non si può, un numero tale di migranti che non è sostenibile, non può reggere. No. Se prendiamo la statistica degli ultimi 27 anni di migrazione in Europa e in Nord America, noi abbiamo un numero di migranti, badate bene, che non può essere totale, cioè gli migranti da paesi ricchi, dagli Stati Uniti verso l'Europa, da altri paesi dell'Europa, da un paese dalla Germania verso la Francia, dalla Germania verso l'Italia, dall'Inghilterra. Se noi guardiamo ai migranti come che ci fanno paura, che vengono agitati come uno spettro, cioè i migranti dall'Asia, dall'Africa, dal Sud America, bene, questi costituiscono il 35% delle migrazioni. Il loro numero è molto più basso e, per farla breve e non seccarvi con i numeri, la media in 27 anni è stata di 350.000 all'anno di questi. L'anno picco,
che io prenderò come riferimento anche per i pochi numeri che dovrò dire, però si riferisco al 2016, l'anno picco. Ne sono arrivati nei paesi dell'Unione Europea, a questo punto mi concentro sull'Unione Europea, 381.000. Hanno picco per via della guerra in Siria, la continuazione dei profughi dall'Afghanistan, dal Sud, dalla Somalia e quant'altro, no? Bene. Quindi non possiamo parlare di uno tsunami. 381.000 nell'anno picco contro 500 milioni, più di 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea 28, cioè compresa la Gran Bretagna, che ora ne fa più parte. Non c'è chi non veda la grande sproporzione. Se poi andiamo a vedere un altro fatto, e cioè che la maggioranza dei migranti nel mondo è stata accolta dai paesi limitrofi e continua ad essere accolta dai paesi limitrofi, cioè paesi che versano in condizioni di povertà e di instabilità politica spesso non molto diverse dai paesi di esodo. Ecco, per esempio, nel 2016 ben 25 milioni di emigranti provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq, Sudan, Sud Sudan, Somalia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, dove sono stati accolti. Parlo non di 380.000, ma di 25 milioni, sono stati accolti in Pakistan, in Libano, Iran, Uganda, Etiopia, Giordania, Kenya, Chad, Camerun. Paesi che complessivamente hanno un PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, che significa confrontabile internazionalmente, su scala internazionale, pari ad un quinto dei 10 paesi più ricchi d'Europa e che sono non a caso le mete preferite di questi abitanti. E allora, dove sta? Non è vero da nessun punto di vista che questi non è sostenibile riceverli, eccetera. Non è vero. Non solo, ma di questi migranti l'Unione Europea ha bisogno, ha estremo bisogno, e a dirlo non sono solo io, è la stessa Commissione Europea. La stessa Commissione Europea che ha deliberato di finanziare la Turchia per fare da bastione e fermare la rotta orientale e che supporta le politiche di respingimento francesi, italiana, ormai giunta al parossismo, e le altre, la stessa Unione Europea dice che cosa? Dice: noi siamo preoccupati, fortemente preoccupati, perché oggi nell'Unione Europea a 27, esclusa la Gran Bretagna, un cittadino che non lavora perché è troppo giovane o troppo vecchio grava su meno di due cittadini che lavorano, esattamente 1,8 oggi, ma entro il 2030 graverà su un cittadino e mezzo. Nel Aging Report della Commissione Europea la Commissione dice
a quel punto la situazione sarà insostenibile, perché è insostenibile una società, non regge un equilibrio economico-sociale laddove un cittadino che non lavora, giovane o vecchio, grava su 1,5 solo, non regge. È la stessa Commissione europea. E questo mostra la strumentalità e l'inganno. Secondo elemento. È provato che per mantenere gli attuali livelli di welfare, di spese sociali per sanità, istruzioni, pensioni, vigenti in tutti i paesi europei, parlo degli standard europei, occorrerebbe, per mantenerli, questi standard, occorrerebbe un aumento della popolazione europea di 42 milioni di persone in 5 anni. Altro che 300.000. Ne dovremmo accogliere molto di più di 10 volte quelli che bussano alle nostre porte. Un aumento in 5 anni della popolazione dell'Unione Europea di 42 milioni di persone non è concepibile se non favorendo l'immigrazione, naturalmente favorendola con politiche adeguate, ordinate, di integrazione, di immissione nel mercato del lavoro, perché non è vero, non tolgono lavoro a nessuno, ma qui il discorso è complicato. La dinamica del mercato del lavoro non è una semplice aritmetica, non è come il conto della serva. Io lavoro, quindi vengono due persone che trovano un lavoro e lo tolgono ad altre due, non è così. Le dinamiche del mercato del lavoro sono molto più complesse e le cause della disoccupazione in Italia come in Germania si chiamano delocalizzazione produttiva, ne parlerò fra poco, si chiama automazione spinta ma con la stessa logica del telaio a vapore, eccetera eccetera. Insomma, sono cause molto più complesse, cause che si devono mascherare e con la storia che la disoccupazione viene causata dai migranti. In termini fiscali costano, ma quanto? Quando mai? Se prendiamo il bilancio italiano del 2016, mi riferisco sempre, ho preso come anno di riferimento per tutte le mie cifre il 2016, nel 2016 gli immigrati ultimi arrivati, cioè quelli nati all'estero, ma regolarizzati, che aveva un lavoro regolarizzato, quindi una parte di questi, hanno versato allo Stato italiano contributi e tasse per un valore eccedente del 60% tutto quello che lo Stato italiano ha speso in termini di pensioni, sanità, istruzione, ma anche di spese statali generali. Quindi con un guadagno per l'erario italiano del 60%. Se si fa il confronto con la Germania, con la Francia, con la Gran Bretagna, la proporzione è anche maggiore. Cioè anche in termini fiscali di semplice spesa, bilancio. Non parliamo del PIL. È cronaca di questi giorni, sentivo il telegiornale di oggi, ma il PIL italiano crescerà dello 0,4 o, come dice il governo, arriviamo allo 0,9? E si nasconde all'opinione pubblica quanto gli immigrati, parlo sempre del 2016, gli immigrati nati all'estero ma con lavoro regolarizzato nel 2016 hanno fatto crescere il PIL italiano del 9%. Contribuiscono alla ricchezza del paese, ovviamente, perché cercano lavoro, si danno da fare, fanno sacrifici,
pur di lavorare, lavorano in condizioni abitative, di alimentazione, eccetera, pur di lavorare e producono, e producono. Questa realtà, questi vantaggi vengono occultati. Qui è la mistificazione. La terza considerazione va al di là di questi dati demografici, economici, sociali, per quanto importante, e riguarda un altro aspetto sul quale dobbiamo interrogarci. Perché, se è vero che non ora, ma nella prospettiva dei prossimi decenni, questa immigrazione crescerà e somiglierà alle e diventerà una grande migrazione, come alcuni studiosi sostengono, le grandi migrazioni precedenti, prendiamo ad esempio solo quella euroatlantica dall'Europa agli Stati Uniti, appunto, per questo volevo dire, dopo riprendo meglio, riprendiamo meglio la tua domanda, no? Dall'Europa verso gli Stati Uniti, tra fine 800 e primo 900, ha contribuito potentemente a creare quello che noi oggi chiamiamo l'Occidente, cioè a creare modelli di vita, morfologie politico-istituzionali, modelli di cultura che hanno creato l'area euroatlantica, quello che noi chiamiamo oggi Occidente. Quindi le grandi migrazioni contribuiscono potentemente a modificare la geoeconomia, la geopolitica del sistema mondo. Attenzione! Di fronte a questi nuovi flussi migratori, se questi nuovi flussi migratori cresceranno e diventeranno nei prossimi decenni, non ora, una grande migrazione, che cosa c'è da aspettarsi? Che tendenzialmente porteranno ad un riavvicinamento tra i paesi del sud e i paesi del nord del mondo. Ora, non c'è chi non veda quale vantaggio può venire da un accorciamento di distanze tra il sud e il nord del mondo. Significa attenuare, correggere gli squilibri economici, di risorse, le diseguaglianze enormi, le distanze che oggi ci sono. Significa rovesciare le logiche di sfruttamento unilaterale delle risorse di questi paesi, paesi ricchissimi, come la Repubblica Centroafricana, ricchissimi di minerali essenziali per le alte tecnologie, è il paese che soffre di più in questo momento. Sono cose assurde queste. E cosa può significare un riavvicinamento in termini di riequilibrio dei rapporti tra nord e sud del mondo? È un mondo migliore, non c'è dubbio, non si può negarlo. Diversamente, cosa succede? Io faccio solo, accorciando, per stare nei tempi, la vostra pazienza, un accenno alla questione demografica. Noi tutti sappiamo che nei nostri paesi l'Italia ha il primato, altri paesi europei e gli Stati Uniti, la popolazione invecchia, perché le famiglie fanno meno figli, una coppia non fa due figli, ne fa uno o meno anche, e grazie al cielo la popolazione ha una vita media più lunga. Questo crea un invecchiamento
della popolazione e una sua diminuzione, che preoccupa anche in quanto diminuzione quantitativa complessiva della popolazione di un paese, che si traduce in diminuzione degli studenti, in diminuzione di tantissime cose, intendiamoci. Bene, lo squilibrio che io voglio sottolineare qui è che i demografi prevedono un aumento della popolazione mondiale di qui al 2050 di 2 miliardi e 300 milioni di persone. Il fatto è che questi 2 miliardi e 300 milioni di persone si concentreranno non nei paesi più ricchi, ma nei paesi più poveri, nei paesi dell'Africa soprattutto, ma anche nei paesi più poveri dell'Asia e dell'America Latina, che non sono ancora riusciti a spezzare il circolo vizioso maggiore povertà uguale maggiore popolazione. Maggiore popolazione uguale maggiore povertà, che non hanno compiuto, cioè quella che i demografi chiamano la transizione demografica, che in Europa ad esempio è avvenuta nell'Ottocento, a metà Ottocento. In questi paesi più poveri e sempre più poveri si concentrerà il 91% dell'aumento della popolazione mondiale, cioè il 91,6% per l'esattezza di quei 2 miliardi e 300 mila abitanti che popoleranno il pianeta nel 2050, per il 91,6% andrà nei paesi più poveri. Un solo esempio, in cima alla lista c'è il Niger, e vi fate subito un'idea, una vera e propria bomba demografica che nessuno sa come potrà essere sostenibile. Noi stiamo andando davvero verso un mondo insostenibile, verso una bomba che non è solo il clima enorme, bomba ecologica enorme, ma anche verso una bomba demografica altrettanto enorme. Gli emigrati quindi servono. Chiudo. Mi lascio tentare solo un attimo dalla rosa dei venti che giustamente dell'emigrazione, che giustamente Feniello sottolineava, l'emigrazione incrociata. Anche oggi cosa sta succedendo? Sta succedendo che di questa rosa dei venti dell'emigrazione ci sono due correnti principali, una che viene da sud verso nord, e sono i lavoratori che cercano di sfuggire a guerre, povertà e cercano una vita migliore, ma ce n'è una fortissima che consiste nella delocalizzazione produttiva, e quindi è delle multinazionali del nord del mondo che trasferiscono le loro attività nei paesi più poveri, più arretrati, alla ricerca di manodopera a bassissimo costo, con cifre che l'opinione pubblica non conosce. La delocalizzazione dall'Italia verso il sud del mondo equivale al 29% del PIL, quella tedesca al 52% del PIL. La gente non ha idea di questo, quando si parla di disoccupazione. Il fatto è che l'incrocio di queste due migrazioni, una di chi cerca lavoro e si sposta verso i paesi più ricchi, e gli altri, le multinazionali dei paesi più ricchi che cercano manodopera a basso costo nei paesi del sud del mondo, il loro incrocio moltiplica sia i fattori espulsivi che i fattori attrattivi di questa migrazione. Fa da volano a questa migrazione. Concludo davvero con una sola considerazione. Io credo
da storico, che ci troviamo ad un vero, da storico contemporaneista, ad un vero e proprio punto di biforcazione. Delle due l'una. O siamo capaci di aprire le nostre società, la nostra società, alle trasformazioni di cui abbiamo bisogno, comprese le trasformazioni rappresentate dall'emigrazione e le trasformazioni di cui i flussi migratori attuali sono portatori, in termini non solo demografici, economici, ma anche socioculturali. Giusto appunto mi rifaccio a quello che l'esempio del Medioevo, ancora di più oggi. Concezioni della vita, concezioni, modi della socialità, sono ricchezze enormi, enormi, arricchimenti enormi, che però possono valere per una società aperta alle trasformazioni. Oppure l'alternativa qual è? È la società chiusa che ci viene predicata. Chiudiamoci, erigiamo le mura, respingiamo chi vuole venire da noi, ci difendiamo e stiamo meglio chiudendoci. Ma una società chiusa è una società che rinuncia ad evolversi, perché una società, come qualsiasi organismo vivente, evolve solo costruendosi e ricostruendosi, organizzandosi e riorganizzandosi continuamente, cioè trasformando. Se si chiude, muore per entropia. Finisce per entropia. Grazie. Domande? Ecco, e quindi gli Stati Uniti, comincio a risponderti io, poi anche se tu te lo ricordi, gli Stati Uniti sono un esempio di questo appunto arricchimento che viene venuto dall'Europa, dalle molte colonizzazioni, stando attenti però ad una cosa, che non succeda quel meccanismo che si è verificato spesso negli Stati Uniti, per cui i penultimi arrivati ce l'hanno con gli ultimi, no? Ecco, stando un po' attenti a questo, ma la domanda è rivolta soprattutto ad Amedeo. Alessandro, queste cose le può rispondere meglio di me, io forse da storico della romanità. Beh, diciamo, io risponderei con rinviando al motto che c'è sul dollaro, e pluribus unum. Ecco, quello che è, diciamo, sintetizzato in maniera così icastica, no? Nello strumento, poi uno degli strumenti principe della emigrazione, non della migrazione, è in un certo senso la stessa idea claudiana della storia di Roma che avevamo evocato. Cioè, quando nel 48 d.C. l'imperatore Claudio si trova a rivestire la censura, si trova di fronte a un problema. Sapete che le attualizzazioni dell'antico vanno fatte sempre con molta cautela, però l'imperatore censore nell'anno 48 si trova di fronte a un problema, diremmo così, di scottante attualità, perché i cosiddetti maggiorenti della Gallia Comata, cioè quella Gallia conquistata un secolo prima da Cesare, chiedono l'accesso al Senato. E i senatori italici rispondono, noi abbiamo da Tacito questo, dicendo un senatore italico non è potior, non è più importante, più pesante di un senatore provinciale. Guardi che questa critica che viene fatta a Claudio è insidiosissima per un romano, per un imperatore e per un imperatore che fosse censore. Il punto è che Claudio era uno storico ed era un allievo di Livio, e allora risponde con le ragioni della storia di Roma e in Senato pronuncia un famoso discorso, un discorso su cui Andrea Giardina ha scritto delle pagine meravigliose in un libro di qualche anno fa, Italia Romana,
Questo discorso noi lo abbiamo conservato in due redazioni, in una proprio con le parole di Claudio, perché il discorso è stato integralmente conservato nella versione che è venuta fuori nel 500 a Lione, la città di cui Claudio era originario, in una grandissima iscrizione di bronzo. Ma lo abbiamo conservato anche in un passo dell'undicesimo libro degli Annali di Tacito, in cui Tacito ci racconta il contesto di quel discorso di Claudio. Cosa dice Claudio? Claudio scrive: c'è stato un tempo, quondam, in cui questa città, cioè a dire Roma, la tennero i re. Quondam anc urben tenuere reges. Dice, ma non tutti erano romani. Alcuni venivano da fuori. E così dice, dopo Romolo, infatti, c'è stato Numa, che veniva dalla Sabina. Claudio era uno storico puntiglioso e quindi dice, vicino sì, ma pur sempre non Roma all'epoca. E poi scende giù ai re etruschi e parla della storia del Corinzio Demarato, che si sposa con una nobile tarquinese, che si deve accontentare di un marito straniero perché era nobile ma spiantata, e così ne nasce il primo re etrusco. E viene poi alla storia di Servio Tullio, su cui Claudio racconta delle cose che sappiamo solo da lui. Lui era un etruscologo, il fondatore dell'etruscologia, e Claudio sa che Servio, in etrusco si chiamava Mastarna, e che veniva da fuori e che era arrivato a Roma con vicende complicate e ne era diventato re, con sommo vantaggio della città, dice. Questo discorso, che potete leggere in questa meravigliosa iscrizione che è conservata a Lione, è stato sintetizzato da Tacito, le dicevo, nell'undicesimo libro degli Annali, in una pagina che noi dovremmo leggere tutti i giorni, dovremmo, come divulgare. La Costituzione, divulgare, ovviamente è più o meno lo stesso giro di idee delle parole di Claudio nell'epigrafe a cui ho fatto riferimento, ma detto in una maniera forse ancora più bella, e è la frase conclusiva di questo discorso riportato da Tacito, che è meravigliosa. Tacito dice, quello che è nuovo, quello che è antico è stato nuovo, e quello che è nuovo oggi sarà di exemplum domani. Ecco, l'idea di fondo è un po' quella che anche Gramsci aveva sostanzialmente capito, di questa romanità impura che non si dimentica mai di essere tale, e di cui in un certo senso noi ci siamo strumentalmente dimenticati. Ma così, per chiudere con un motto che avevo citato fugacemente prima, ma che quando ho riletto veramente mi ha colpito straordinariamente, dicevo Umberto Eco. Umberto Eco, quando l'Italia era invasa dagli albanesi, fece una conferenza. In questa conferenza, con un suo stile sempre così leggero, ma dicendo delle cose estremamente pesanti, dice, c'è stato un tempo in cui un senatore romano non voleva che gli africani potessero avere accesso all'URSS. Beh, insomma, c'è stato un imperatore africano e una dinastia africana. Di quel senatore ci siamo dimenticati, perché la storia di Roma è stata un grande, come lei dice, modernizziamo e semplifichiamo, ma non troppo, melting pot, no? Ma chiudo dicendole, citandole un altro documento epigrafico, molto antico, del 214 avanti Cristo. Roma è stata appena sconfitta a Cannae, Annibale è in Italia. I romani non solo resistono a quella sconfitta, ma iniziano contemporaneamente una guerra con il più importante stato erede dell'impero di Alessandro Magno, cioè la Macedonia, dove il re Filippo V si allea con Annibale. Il re Filippo V, scrive una lettera ai cittadini di Larissa, una piccola città della Tessaglia, e gli scrive questo: i romani sono quelli che liberano gli schiavi
e li fanno partecipi delle magistrature. In questo modo hanno fondato circa 70 città. Ora, probabilmente il re Filippo esagerava un po' col numero delle città, ma aveva capito un punto chiave della romanità. Cioè Roma, con questa capacità inclusiva, aveva sconfitto il problema centrale della storia antica del mondo greco, cioè l'oligantropia, ovvero sia l'assottigliamento del corpo civico. Ecco il problema che evocava Ignazio Masulli poco fa. Noi ce ne vogliamo dimenticare. Se posso dirvi solo una cosa, ma ci tengo molto a dirvela, perché avete parlato delle esperienze individuali, no? I numeri che Ignazio evocava sono persone, e sono persone che portano delle storie. Ora, io non so se a voi sia capitato, come è capitato a me, di incontrare queste persone, e ho portato queste persone a portare la loro testimonianza ai loro coetanei nelle scuole. L'ultimo di questi incontri si è fatto stamattina a Parma, ma io ero qui a Bologna per una lezione all'università e un mio collega l'ha fatto al mio posto. L'esperienza della testimonianza dissolve, senza bisogno di libri, di tante parole, di fronte ai coetanei o pressoché coetanei, la falsificazione della politica, con una naturalezza che fa svanire questa propaganda continua nella quale siamo inseriti. Ben inteso, non voglio darvi l'idea che tutto quello che sta avvenendo avviene nella maniera giusta e avverrà senza problemi. Io sono convinto del contrario, cioè sono convinto che c'è una necessità, la storia non guarda in faccia a nessuno, ma siccome noi non sappiamo interpretare o non vogliamo interpretare i segni della storia, a forza di non interpretarla, i problemi verranno, e verranno anche da noi, non saranno solamente i problemi di mangiare il kebab al posto di qualche altra cosa. Però vi dico, quando i numeri smettono di essere numeri, ma diventano persone, tutto quello che ci siamo detti oggi pomeriggio, tutto quello che la storia mondiale dell'Italia sintetizza in maniera straordinariamente efficace, che è la ragione per cui è stata anche molto criticata, ecco, diventa vivo. Non so se ho risposto al suo quesito, ma grazie. Ci cacciano lì già. Noi vogliamo chiacchierare un altro po'. Che chiudere. Alle 7 si chiude. Benissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.